Un caro benvenuto a voi tutti. Questa sera svolgiamo il secondo appuntamento di questo ciclo che abbiamo voluto dedicare al tema delle sorti del desiderio dell'uomo contemporaneo, cercando di individuare in questo tempo che cosa è necessario a noi per vivere. Qual è il desiderio che in fondo muove noi stessi, la società, avendo sullo sfondo tante situazioni, scene e fatti del mondo che ci circonda, qui vicino, in questa nostra città, in questa università, tempio della cultura che ci ospita, tentativo anche di ipotesi di lavoro nuova sulla realtà università cattolica e anche i fatti che fanno un po' il volto di questo tempo di oggi che sembra muoversi tra grandi pretese e grandi incertezze, tra un deserto dell'anima e invece un grande risveglio in tante persone e una grande domanda. L'incontro di questa sera è con Fabrice Hadjadj, che risalutiamo perché è un grande amico. Siamo rimasti colpiti, in genere vediamo arrivare professori, artisti, scrittori, persone accompagnati magari dalla moglie. Abbiamo visto arrivare una famiglia con tre dei cinque suoi figli e girare per Milano è stato già un segno di quella che vorrebbe essere una testimonianza, cioè un dire noi stessi non staccato dalla propria esperienza, anzi dove la parola diventi la rappresentazione reale dell'esperienza che viviamo. Solo in questo ci può essere una risposta. Noi abbiamo svolto il primo incontro qui con un filosofo, Olivier Rey, e abbiamo ancora un filosofo, forse un segno importante del fatto che il pensiero non sia più astratto, ma inizia a essere legato alla vita. Lui è filosofo, ma anche scrittore e drammaturgo. Da lui abbiamo preso una frase che potrebbe attaccarsi al tema del desiderio che questa sera vogliamo ripercorrere con lui, che è tratto da un suo dramma teatrale dedicato alla vita di Francesco Saverio, che si intitola A che serve guadagnare il mondo, che bene dice qual è il punto di disponibilità che l'uomo di oggi, che noi oggi dobbiamo avere, e il punto anche di certezza. Dice, la cosa più dura non è essere modesto, ma avere abbastanza ambizione per far capitolare la nostra sufficienza, per non domandare se non il tutto. Ecco, questa grande aspettativa, questa consapevolezza della finta modestia, di uno spiritualismo che attraverso la cultura o attraverso nuovi discorsi va riempiendo un po' il vuoto della società, sono dedicati tanti suoi lavori. Da quando l'abbiamo conosciuto, grazie alla professoressa Flora Crescini, nelle sue letture dal francese in Réussir sa mort, riuscire la propria morte, 3 anni fa, c'è stato un botto, diciamo, anche nel nostro paese di traduzione di libri, ve ne cito alcuni perché è anche giusto saperli, anzi li troverete, Mistica della carne di Medusa, Farcela con la morte dell'editrice Cittadella, La terra strada del cielo di Lindau, La fede dei demoni di Marietti e uscirà a breve per Lindau Le paradis à la porte in autunno. Hadjadj nel 2006 ha conseguito il Grand Prix Catholique de Littérature, collabora stabilmente con l'inserto culturale di Le Figaro e il 24-25 marzo
una sua nuova pièce dedicata al tema di Giobbe, alla figura di Giobbe che è molto usata qui in Italia, ma anche qui in Occidente, come la figura di una sofferenza senza perché, accettata senza un motivo, facendone un emblema di santità senza Dio. Ecco, lui la riporta, credo, a un punto importante. Questa pièce in Notre Dame, nella piazza di Notre Dame, aprirà questi dialoghi internazionali tra uomini che il Papa Benedetto XVI ha voluto, che si chiamano i cortili dei gentili. Ecco, noi abbiamo qua più di un chiostro in cui ritrovarci e do a lui la parola per un intervento che ha preparato bello importante. Dopo potremo fare domande e un dialogo insieme come le scorse volte. Grazie. Vi ho ringraziato in italiano, quindi non c'era bisogno che venisse tradotto in queste poche parole che ho detto in italiano. Forse non è abbastanza alto l'audio. Vorrei anche ringraziare Federica e Ilaria, perché sentirete le loro voci. E quindi tramite loro ascolterete la mia conferenza. Il titolo di questa conferenza è Modernità contro modernismo, oppure ovvero la grazia del nostro tempo. Ci sono stati vari conferenzieri che si sono succeduti in questo ciclo e come punto di partenza, come spunto, è stata data una frase di Charles Peguy. È una frase che è stata tratta dal suo dialogo della storia e dell'anima carnale. Io vi leggo questa frase integralmente. Per la prima volta dopo Gesù, abbiamo visto sotto i nostri occhi, abbiamo appena visto sorgere un mondo nuovo, se non una città. Una società nuova formarsi, se non una città. La società moderna, il mondo moderno. Un mondo, una società, costituirsi, o almeno assemblarsi, nascere e crescere dopo Gesù, senza Gesù. Ecco, e Peguy aggiunge nella frase successiva una precisazione fondamentale. Ciò che c'è di più tremendo, amico mio, non bisogna negarlo, è che ci sono riusciti. In queste parole di Peguy troviamo una definizione della modernità, una definizione che contiene tre elementi, di cui il primo è cronologico. La modernità è un tempo che si situa dopo la venuta di Gesù. Il secondo elemento è ideologico. La modernità si costituisce come una società senza Gesù. Non veramente senza Gesù. Infatti, se Gesù è il Verbo creatore e redentore di tutte le cose, bisogna dire, con il prologo di San Giovanni, che senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. La modernità pretende costituirsi senza Gesù. Possiamo dire che l'assenza di Dio e la mancanza di redenzione rappresentano l'ipotesi di lavoro della modernità. Il terzo elemento nella definizione è un elemento pratico. Questa ipotesi di lavoro porta a dei risultati notevoli. La modernità è riuscita, dice Peguy. E questo non significa soltanto che ha consentito di avere più ricchezze materiali, più salute fisica. Questo vuole dire piuttosto che la modernità pensa di se stessa di essere riuscita. In altri termini,
l'efficacia, le buone prestazioni, il progresso sono criteri essenziali della modernità. Prima di discutere questi elementi della definizione, vorrei fare due osservazioni sul contesto della citazione per evitare controsensi. Prima osservazione è molto semplice: partire da una frase di Peggy piuttosto che da una frase della Bibbia o da una frase dei grandi antichi, questo di per sé è un atto moderno. Una delle caratteristiche specifiche della modernità è sia la sua iconoclastia, sia la propensione a fabbricare icone o addirittura idoli. La modernità critica la Bibbia come un testo profano, però erge opere profane al rango di testi sacri. Qui, due mesi fa, il mio amico Olivier Rey inaugurava la conferenza con la frase di Nietzsche: Dio è morto. Perché partire da una frase di Nietzsche come se fosse una parola d'autorità? Perché questa frase, per molti, equivale a una parola del Vangelo. Tra l'altro, anch'io avevo pensato di iniziare con una frase di Rimbaud, tratta dalle ultime righe di Una stagione all'inferno. Bisogna essere assolutamente moderni. Ecco, vedete, questa è una pratica su cui non ci interroghiamo sufficientemente. Citare Nietzsche, citare Rimbaud o citare Peggy sulle modalità della consultazione biblica, questo rappresenta un atto di modernità, anche se noi vogliamo criticare la modernità. Il problema della modernità non è tanto il rifiuto del Vangelo, ma è piuttosto vedere che vi sono Vangeli dappertutto. Il problema della modernità è dato dal fatto che si fabbrica, per esempio, il Vangelo secondo Marx, o il Vangelo secondo Hitler, oppure anche il Vangelo secondo Monica Bellucci. In sintesi, il mondo moderno fabbrica un proprio Vangelo in funzione del mercato. Questo perché il Vangelo di Gesù Cristo non è più evidente, semplice. La prova è che noi siamo qui, presenti, e discutiamo sulla questione di una società con o senza Gesù. Quindi arrivo a questa constatazione. Siamo tutti dei moderni. Anche se riallacciamo con una tradizione, anche se critichiamo la modernità, in primo luogo noi siamo moderni. Rinnovare con una tradizione presuppone il fatto che la tradizione sia stata spezzata. Il punto di partenza quindi è la rottura, e quindi una situazione moderna in cui l'eredità degli antichi non sembra più essere un qualche cosa che viene dato inizialmente. Un indizio di tutto ciò ci è dato da una tendenza frequente che vediamo tra i cristiani, che insistono sulle loro radici, le loro radici ebraiche. Possiamo pensare che si tratti di esseri tradizionali. Invece di dire Antico Testamento, diranno il Primo Testamento. E questo lo fanno perché non vogliono ferire il loro interlocutore ebreo e vogliono affermare l'importanza della Bibbia nella sua totalità. E quindi è in nome della tradizione che hanno introdotto questo cambiamento di aggettivo, cioè non dicono più Antico Testamento, ma dicono Primo Testamento. Questo cambiamento, però, presuppone una mentalità moderna e anche una mentalità modernista, perché alle loro orecchie antico suona come caduco. Se non fossero stati moderni, saprebbero che antico non vuole dire vecchio e quindi caduco, passato, ma vuole invece dire venerabile, che è stato alla prova dei secoli, che si avvicina alle origini. Antico è un termine che valorizza qualcosa. Quindi capirete sin d'ora che tutti siamo moderni e che il fatto di preoccuparsi delle proprie radici può
succedere soltanto a qualcuno che abbia perso le radici. Perché un albero che sia stato piantato bene, che abbia le radici molto profonde, non si preoccupa più delle sue radici. Invece sono importanti i frutti che l'albero presenta al sole. E allo stesso modo, criticare la modernità è un atto della modernità stessa. Non vi è veramente una tradizione della modernità, è in questo che sta la sua fragilità, ma anche in questo sta la potenza della modernità. La modernità è sempre critica e può addirittura essere anche autocritica. Il suo punto debole è che è priva di contenuto positivo. La modernità rompe con quanto la precede, esiste soltanto sempre contro qualcosa. Ricordatevi di ciò che diceva Peggy. Diceva: la modernità è senza Gesù, ma non dice mai con chi o con che cosa è la modernità, con che cosa si schiera. E anche da quando la modernità dice di essere con qualcosa, con qualcuno, la generazione moderna successiva potrà sempre essere contro la precedente. In Francia abbiamo inventato una politica moderna che consiste nel eleggere un Presidente della Repubblica a suffragio universale. E dopo 5 anni o 7 anni, come era una volta, si decapita il Presidente eletto. Questa è una tecnica moderna. La forza della modernità consiste nel saper mettere in scena la propria autocritica, di farne uno spettacolo, fare uno spettacolo della critica della modernità, e così rendersi quindi invulnerabile, dicendo: ma io l'avevo già denunciato. Infatti la modernità denuncia sempre piuttosto che annunciare, si indigna piuttosto che riconoscere la dignità. La modernità possiede una maestà che è tutta negativa. E questo è quello che vi è di più efficace nella modernità. Non appena si tratta di dare una voce positiva, la modernità torna sempre alle più piatte banalità. E questo ci porta direttamente a questo paradosso. Cioè, gli antimoderni sono ancora dei moderni, nella misura in cui sono anti. E al contrario, i veri moderni sono sempre antimoderni, in un modo o nell'altro. Chiunque abbracciasse la modernità senza critica, senza polemiche, senza confronto, non potrebbe mai essere veramente un moderno. Passo adesso ad una seconda osservazione sul contesto della frase, non all'interno di questa sala, ma all'interno del testo di Peggy. Peggy parla di un mondo che è riuscito ad essere prospero senza Gesù. E più oltre, Peggy dichiara che tale prosperità in verità è un disastro. Ma una volta detto questo, rischiamo di cadere in un malinteso. Rischiamo di pensare che Peggy si lamenti e che sogni di vivere in un altro tempo diverso dal suo. Ora, dopo questa constatazione del disastro, Peggy non accusa i moderni, accusa i parroci, accusa i preti, accusa i cattolici. Accusa i cattolici di incriminare il secolo. E cito testualmente: i cattolici incriminano, incolpano, i cattolici parlano della disgrazia dei tempi. Il fine ultimo di Peggy in questo passo non è quello di denunciare la modernità. Infatti denunciare la modernità significherebbe ancora rimanere in una posizione moderna. Peggy non si sta lamentando sulla disgrazia dei tempi, né sta rimpiangendo la cristianità. Se lo facesse,
cadrebbe nel virtuale. Si parla molto di virtuale in informatica, soprattutto si parla del virtuale nei videogiochi, cioè i giovani, anziché vivere la loro vita, si perdono tra degli avatar digitali. Vi è però un altro virtuale, che è un virtuale nostalgico, oppure un virtuale utopico. Diciamo un virtuale di papà. Questo virtuale di papà consiste nel dire ah, si stava meglio prima della rivoluzione, oppure consiste nel dire sarà meglio domani, dopo la rivoluzione. Come vedete, molti cristiani cadono in questo errore. Dire era meglio prima del Concilio Vaticano II, sarà meglio dopo il Concilio Vaticano III. In pratica fantasticano di una società migliore in cui avrebbero veramente potuto vivere. Ed ecco che il padre si lamenta, dice che suo figlio è sempre attaccato ai videogiochi, eppure anche il padre è sempre sommerso nei libri di storia, in preda a una nostalgia lamentosa, e quindi così incoraggia il figlio a vivere nel virtuale, perché il padre gli dice che il mondo attuale è un mondo infelice ed è un mondo invivibile. Questo padre sta dicendo al figlio, ah, se noi fossimo in una società cristiana, se fossimo in un mondo con Gesù, allora vedreste come io saprei essere un testimone di Cristo. Ma capirete che i cristiani non sono capiti, i cristiani sono perseguitati, e allora io non posso essere testimone di Cristo. Secondo il padre, che è cristiano, il mondo di oggi non è più il mondo dell'avventura cristiana, per cui è normale che il figlio vada a cercare l'avventura altrove. Se il padre gli avesse detto, vieni figlio mio, andiamo in Cina a predicare e a morire per il Cristo, oppure ancora se gli avesse detto, vieni figlio mio, invitiamo tutte le prostitute del quartiere a sedersi alla nostra tavola. Ecco, probabilmente il figlio avrebbe abbandonato il computer. Peggy osserva che i tempi odierni, per quanto difficili o cattivi, non sono tempi peggiori rispetto a ieri. Anzi, sono addirittura tempi migliori, visto che i tempi di oggi esistono, mentre i tempi di ieri non ci sono più, mentre i tempi di domani non ci sono ancora. Ecco cosa scrive Peggy. Vi era cattivo tempo e vi fu persino una tempesta sul lago di Tiberiade. E Pietro la addusse come pretesto per dire che non avrebbe mai potuto prendere pesci. Disse addirittura che sarebbero morti tutti. E Peggy continua dicendo, esistono analogie che sono estremamente sorprendenti, che colpiscono molto, analogie tra il tempo dei Romani e i nostri tempi, tra il tempo dei Romani e il tempo che è divenuto moderno, diciamo tra il tempo di Gesù e questo tempo che pretende costituirsi senza Gesù. E alla fine di questo testo, Peggy usa parole notevoli. Trova sostegno tra gli antichi, elogia gli antichi, ma lo fa proprio per difendersi contro qualsiasi forma di nostalgia. Ecco quanto scrive Peggy. Le due culture precedenti, cioè precedenti alla cultura moderna, vale a dire il paganesimo e il cristianesimo, sono state, ciascuna nel suo genere, ciascuna in base alla propria natura e in misura differente, fondate sulla sventura, il che vuol dire sulla riflessione, la contemplazione, la meditazione della sventura,
sull'assimilazione, su una specie di appropriazione della sventura. Sarebbe un errore sentire qui un minimo compiacimento del dolore o della sventura in questa frase. Peggy, in effetti, non manifesta alcun compiacimento nei confronti della sventura, parla piuttosto di appropriarsi della sventura, di fare propria la sventura, di assimilarla in un certo senso, di metabolizzarla. Ora, chi è abbastanza forte ad appropriarsi della sventura da poter assimilare la sventura e l'infelicità e superarla? La gioia. Colui che dà la gioia non ha bisogno che sia il secolo a dargliela. La sventura stessa è il luogo della sua missione. La disgrazia dei tempi non è un ostacolo, ma è una conferma. La conferma del fatto che l'Apostolo è stato messo lì per comunicare la gioia. La gioia è come l'essere. L'essere non attende che il nulla gli dia la possibilità di esistere. L'essere è e comunica l'esistenza. Allo stesso modo, la gioia crea le proprie condizioni di possibilità. Non attende che la sofferenza le permetta di intervenire. La gioia viene e soffre per diffondersi e per darsi a tutti. E allo stesso modo, il Cristo non aspetta che il mondo sia santo per venire a Lui. Tutto ciò che chiede Cristo al mondo è di essere peccatore, di essere radicalmente sprofondato nel peccato, di essere completamente perso e addirittura di non accorgersi di essere perso. È così che improvvisamente arriva il Cristo e proclama ai prigionieri la liberazione e ai ciechi il ritorno alla vista. Certo, quando proclamate la liberazione, dite anche agli altri che sono prigionieri. Quando proclamate il ritorno alla vista, annunciate agli altri che sono ciechi, mentre pensavano di vedere. Per molti è una cosa insopportabile questa, e nella sinagoga di Nazareth, prestissimo, si cerca di uccidere Gesù. Si uccide volentieri un nemico, ma si uccide ancor più volentieri colui che apporta la gioia. Si uccide colui che apporta la gioia. Scusate. Si uccide colui che apporta la gioia perché rivela la nostra miseria, la nostra incapacità di donarci da soli la gioia. Io ho l'abitudine di indicare questo principio fondamentale, cioè dico posso suicidarmi da solo, ma da solo non posso beatificarmi. Per essere beatificati, per raggiungere la beatitudine, c'è bisogno di una Beatrice e ho bisogno anche di Dio che salvi Beatrice e che mi salvi insieme a lei. Ho bisogno di Dio che, come dice Dante, parea nel suo volto gioire, nel volto di Beatrice. La gioia quindi non attende che siamo già gioiosi. Gesù non attende che il mondo sia santo per venire. Viene e chiede soltanto una cosa. Non chiede che noi meritiamo la sua venuta, altrimenti questa non sarebbe una grazia. Ma una volta che è venuto Gesù, chiede che noi riconosciamo la nostra sconfitta, la nostra tristezza, vale a dire che noi riconosciamo quei piccoli piaceri laboriosi e meschini nostri, in modo da poterci strappar via da questi piccoli piaceri meschini per poterci aprire invece alla gioia travolgente di Gesù. Questa gioia che non è una felicità solitaria, ma è invece il coronamento di una comunione.
In un altro testo, Peggy scrive: Gesù appartiene alla stessa razza dell'ultimo dei peccatori e l'ultimo dei peccatori appartiene allo stesso mondo di Gesù. È una comunione. La parola comunione qui suona in modo particolare, risalta, visto che sono amici di Comunione e Liberazione che mi hanno invitato qui. La frase di Peggy offre un commento a questi due termini, comunione e liberazione, un commento che vieta a Comunione e Liberazione di chiudersi in se stessa. Se la comunione, infatti, è il principio della liberazione, allora innanzitutto occorre vivere una comunione con il prigioniero, con lo schiavo, con colui che è incatenato e che ha bisogno di essere liberato. È molto semplice. Il Salvatore deve vivere nello stesso mondo del prigioniero e deve iniziare a comunicare con il prigioniero. A comunicare con lui in modo imperfetto, per poi poter entrare con lui nella piena comunione, in pienezza. Ecco, questo è quindi l'altro paradosso che ci lascia intendere la frase di Peggy che ho citato all'inizio, e cioè il mondo senza Gesù è esattamente il mondo in cui entra Gesù. San Paolo lo esprime in un altro modo: laddove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Il mondo senza Gesù, quel mondo che si coalizza per metterlo in croce, è il mondo che in potenza è quello che è più con Gesù, perché è il mondo che ha più bisogno di Gesù, appunto. Il mistero della croce è che il mondo che si è alleato contro Gesù, il mondo che ha ucciso Gesù, ha ricevuto da Gesù la vita. Prima di continuare, vorrei comunque fare qualche osservazione ancora. Il testo di Peggy è datato. In francese, come in italiano, datato può avere due sensi, cioè può dire semplicemente contrassegnato con una data, per esempio giugno 1912, però può anche significare datato nel senso di sorpassato. Il contesto del 2011 può essere lo stesso del 1912? Vi è un secolo che ci separa da queste parole, un secolo in cui sono avvenute molte cose. La società probabilmente è ancora senza Gesù, pretende di costituirsi senza Gesù. Però è ancora una società moderna? Romano Guardini, nel 1950, intitolava uno dei suoi libri La fine della modernità, dell'epoca moderna. E sono molti oggi che parlano di postmodernità e anche di postumano. La modernità dell'epoca di Peggy è ancora umanista. Tutto questo ora è finito. Il secolo che è trascorso ha posto le condizioni per una uscita, una completa sparizione dell'umanesimo, e il fatto nuovo per la mia generazione, il fatto nuovo sta nella coscienza della finitezza, non soltanto dell'individuo, ma della finitezza collettiva di tutta la specie umana. Il XX secolo, con Colima, con Auschwitz, Hiroshima, il XX secolo è stato al contempo un tempo di apoteosi e poi della morte dell'ideologia del progresso. Perché il progressismo è stato al potere nel XX secolo e anziché creare una società più giusta, ha inventato il totalitarismo. Quindi possiamo chiederci, come l'ha fatto Rimbaud in Una stagione all'inferno, a che serve un mondo moderno se per inventare veleni simili?
E se poi mettete al di sopra di queste catastrofi il darwinismo, che ci spiega che l'umanità altro non è che un bricolage dovuto al caso e alla competizione, ti viene difficile credere nel futuro, credere nel progresso, nella posterità. E per questa ragione che assistiamo ad una crisi radicale della modernità e stiamo procedendo verso il postumano. Il postumano può assumere tre forme: una forma tecnocratica, una teocratica oppure una forma ecologica. Nel primo caso, cioè la forma tecnocratica, si tratta di creare un superuomo e di dire che l'uomo è superato, è datato. Nel secondo caso, cioè il caso della teocrazia, si tratta di promuovere un fondamentalismo che schiaccia la cultura umana. Nel terzo caso, invece, l'ecologismo profondo, radicale, si tratta di un ritorno alla madre natura. In tutti questi casi abbiamo perso la speranza nell'uomo storico, cioè nell'uomo che promuoveva la modernità. Non crediamo più alla continuità, ai tempi lunghi, alla lunga durata della cultura. La tecnocrazia non pensa ai tempi lunghi, la tecnocrazia vuole l'efficienza e ci proietta sull'immediato, sull'istante. La teocrazia non si interessa ai tempi lunghi, ci proietta nell'aldilà. E l'ecologismo, l'ambientalismo non si interessa ai tempi lunghi della cultura perché ci fa ritornare ai cicli naturali. Questi tre errori, come vedete, si contrappongono gli uni agli altri, però soltanto per intrappolarci più facilmente. Infatti, denunciando un errore, si rischia sempre di cadere in trappola nell'errore contrario. È così che il demone gioca da tutti i lati della tavola della scopa. Questa situazione nuova di crisi della modernità presenta dei vantaggi notevoli. Infatti sposta le frontiere di una volta. Il figlio della Chiesa e il fautore dei lumi possono divenire alleati dinanzi a questa distruzione massiccia della cultura umana. Il moderno può dirsi che la tradizione cristiana aveva qualcosa di buono. D'altronde, ve lo ricordo tra parentesi, nel basso latino, la prima volta in cui ricorre l'aggettivo moderni, la troviamo nel V secolo e serve a designare i cristiani. I cristiani sono i primi moderni. Ed è per questo motivo che in Francia abbiamo visto che alcuni intellettuali di sinistra ritrovavano questo e passavano verso una certa difesa della storia e della tradizione cristiana o ebraica. Max Gallo, Régis Debray, Alain Finkielkraut si sono aperti alla tradizione cristiana. Ma com'è possibile questa nuova alleanza? Potremmo spiegarla con un semplice artificio logico e psicologico. Di fronte al postmoderno, che rappresenta il nemico comune, i moderni e i fautori della tradizione formano un fronte comune. Vi è però una ragione più profonda che è legata alla lingua. L'amore delle parole, il gusto della parola, appunto, la certezza che il linguaggio sia soltanto un mezzo di comunicazione, ma non soltanto un mezzo di comunicazione, ma anche un luogo di verità e di comunione, uno spazio in cui si raccoglie il mondo, per cui dobbiamo sforzarci di parlare bene. Ecco ciò che unisce gli antichi e i moderni, li unisce contro la comunicazione digitale dei tecnocrati, contro le bombe rumorose dei teocrati e contro i nitriti bestiali degli ambientalisti più sfegatati. Il linguaggio presenta questa caratteristica singolare. È essenzialmente
sia tradizionale sia moderno. Il linguaggio è tradizionale perché è sempre ricevuto. Io parlo soltanto perché qualcuno mi ha parlato. E, tra l'altro parlo una lingua il cui nome è anche quello di una nazionalità e quindi di una comunità che esiste attraverso i tempi. Il linguaggio però è anche moderno perché è attraverso il linguaggio che possiamo dire io, che affermo il mio io nel qui e ora e che posso protestare contro e posso inventare forme nuove. Noi non parliamo soltanto per ripetere, ma parliamo per cantare e anche per variare, quindi per modulare, per rinnovare, per far risuonare le cose in modo nuovo. Un salmo di David dice: cantate al Signore un canto nuovo. E proprio questa è l'essenza della parola, che ci fa sentire questo antico comandamento di cantare un canto nuovo. E la parola è ricevuta per poi essere nuovamente data in un modo nuovo e personale. Ciò che è specifico della vera novità è che non ha bisogno di spezzare con ciò che la precede per affermarsi. Se la novità fosse nuova soltanto per spirito d'avanguardia o per rottura, allora apparterebbe a quella forma mutilata di modernità che noi chiamiamo moda. La moda propone delle novità di rottura con ciò che precede. Ed è per questo motivo che queste novità presto diventano vecchiume, perché vi sono altre novità che spuntano e la moda allora passa di moda. La novità mantiene la sua freschezza, la sua giovinezza, non perché si allontana da ciò che la precede, ma perché si avvicina alla fonte. Allora, la novità non è eccentrica, è originale. Purtroppo io non sento più nulla in cuffia, si è interrotto tutto, chiedo scusa, ma non sento più. Adesso è tornata, grazie. Allora, parlare in un modo veramente nuovo, come Dante, per esempio, non significa rompere, ma significa ritrovare l'origine della parola. E l'origine della parola la ritroviamo in un duplice silenzio. Il silenzio della morte e il silenzio di Dio eterno. Tutti coloro che hanno parlato con una forza nuova, tutti coloro che hanno cantato un canto nuovo, sono stati a metà strada, diciamo, tra questa angoscia dinanzi al silenzio della morte e dinanzi a questa speranza davanti al silenzio dell'Eterno. Hanno attraversato l'inferno e sono stati abbagliati dal paradiso. La modernità della lingua è secondaria a confronto con la sua tradizione. Intanto bisogna imparare le regole per poter giocare. Vedete, per poter giocare una nuova parte, un nuovo gioco, dobbiamo imparare le regole, però non impariamo le regole perché siano fini a se stesse. Proprio come non impariamo la grammatica per fare grammatica, noi impariamo la grammatica per poter fare poesia. E così noi non veniamo al mondo per ripetere ciò che ci hanno detto i nostri genitori, né veniamo al mondo per rompere con i nostri genitori, veniamo per dialogare con loro, per rispondere e per arricchire con la nostra melodia la grande corale della vita. E così noi siamo sempre e contemporaneamente tradizionali e moderni. Questa struttura della parola, che è allo stesso tempo moderna e tradizionale, permette di capire la tesi di Romano Guardini nella fine dell'epoca moderna. Secondo Guardini, la modernità essenzialmente ha ripreso alcune realtà che aveva
scoperto il cristianesimo per rivoltarle contro il cristianesimo stesso. Partendo dalla rivelazione della dignità della persona, la modernità costruisce l'individualismo. Partendo dalla verità del libero arbitrio, la modernità inventa il liberalismo. Partendo dall'esigenza di giustizia sociale, la modernità inventa il socialismo. Ogni volta la modernità vede un fiore evangelico, lo raccoglie e lo mette in un vaso. Il fiore allora è valorizzato, per cui sembra ancora più bello, più splendido. L'isolamento dà a questo fiore una speciale luminosità, una sorta di estasi, come quando si porge a qualcuno un mazzo di fiori. E allora si pensa che il fiore non abbia più bisogno delle sue radici. In verità, molto velocemente, il fiore è condannato a marcire. Guardini afferma che la modernità è sleale. Si basa su di una tradizione, pretendendo di rompere però con questa tradizione. L'oblio può funzionare per un certo periodo di tempo, tempo sufficiente perché il progressismo riesca a mascherare di essere soltanto un sostituto della speranza teologale. Cosa vediamo oggi? Il crollo dei progressismi e la moda del catastrofismo generalizzato, la crisi radicale della modernità. Questo sarebbe dovuto succedere prima o poi, perché tutte queste nozioni, recise dalle loro radici, come dal loro sole, poco per volta non potevano far altro che perdere la vitalità della propria linfa. E paradossalmente, oggi la modernità può essere salvata soltanto ricorrendo alla tradizione, e più specificamente ricorrendo alla tradizione giudaico-cristiana. Le speranze mondane sono morte. È impossibile partire da queste speranze mondane e credere che vi sia una via di uscita per l'essere umano oggi. Però l'esperienza teologale non può morire. Non dipende dal futuro, dipende dall'eterno. Ricordo sempre questo. Quando mi dovessero dire che la fine del mondo sarebbe fra un anno, questo non mi impedirebbe di amare mia moglie e di avere un altro bambino con lei e di far scoprire agli altri miei 5 figli la poesia di Dante. Perché io so che questa vita non è fatta per avere una posterità, ma perché ciascuno abbia la vita eterna. E allora io posso impegnarmi nella vita mentre ovunque mi si annuncia la disperazione. Il modernismo, ossia la modernità che pretende di basarsi su se stessa, quindi può soltanto distruggere la modernità. Infatti la modernità che pretende di fondarsi su se stessa oggi viene spazzata via dal postumano. Dopo un po' di tempo la protesta si spegne e lascia lo spazio al software o al verso dell'animale, perché siamo usciti dalla tradizione e dalla tradizione della parola. E quindi la modernità, per rimanere viva e umana, dovrà rivoltarsi contro il modernismo e contro la modernizzazione sistematica. Dovrà ritrovare la sua tradizione, una tradizione che riecheggia nel comandamento: cantate al Signore un canto nuovo. La tradizione non è così contrapposta alla modernità quanto potremmo immaginare. Infatti la tradizione non è conservatorismo e non è nemmeno la fascinazione del passato storico. Ciò che ha avuto la tendenza a distruggere tutte le tradizioni è stata proprio la conoscenza storica fine a se stessa. La conoscenza storica moltiplica le informazioni sul passato, però soltanto per
prendere distanza dal passato, per metterlo in una vetrina. Nulla è più contrario alla tradizione che un museo folcloristico. La tradizione non consiste in una semplice trasmissione di sapere, sta nella trasmissione di un saper vivere. Io posso conoscere con grandissima precisione tutto ciò che ha fatto Gesù e posso persino sapere la Bibbia a memoria. Posso addirittura essere il curatore di un grande museo del cristianesimo. Però questo rapporto museale non è un rapporto con la tradizione. L'erudito conosce benissimo la tradizione, però non vive, non è nella tradizione. L'anziana donna che prega Gesù Cristo vive nella tradizione, anche se conosce molte meno cose della tradizione dell'erudito. Nella tentazione di Gesù nel deserto, Satana cita a memoria il Deuteronomio. E probabilmente è anche addirittura un esperto di esegesi storico-critica. Satana è nell'erudizione, ma lo fa per evitare di entrare nella tradizione viva. D'altronde la tradizione non è un conservatorismo. Un buon esempio ci viene dato dal motu proprio di Giovanni Paolo II, Ecclesia dei Afflicta. Si tratta di un testo che constata lo scisma provocato da Monsignor Lefebvre e da quelli che chiamiamo integralisti o tradizionalisti. Qual è il principio di questo scisma? Beh, non è l'amore per la tradizione, dice Giovanni Paolo II, bensì l'amore per il conservatorismo, vale a dire per una conservazione che vuole mantenere tutto assolutamente intatto, per cui pietrifica anziché conservare in vita. Sapete benissimo, se volete conservare tutto di un essere vivente, non potete mantenerlo in vita perché siete obbligati a cristallizzarlo, a metterlo in un congelatore. Ecco quello che dice motu proprio. La radice di questo atto scismatico è individuabile in una incompleta e contraddittoria nozione di tradizione. Incompleta perché non tiene sufficientemente conto del carattere vivo della tradizione, che, come ha insegnato chiaramente il Concilio Vaticano II, progredisce nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo. Il tradizionalismo, quindi, si contrappone alla tradizione perché uccide l'organismo vivente per divenire un adepto del fossile. La vera tradizione non consiste nel conservare tutto di ciò che si faceva ieri, ma nel trasmettere l'essenziale di ciò che si faceva ieri. E per poterlo trasmettere bisogna saper riconoscere i segni del tempo e quindi bisogna adattarsi alle nuove condizioni di trasmissione. Joseph Pieper scrive con forza: una coscienza autentica della tradizione ci rende liberi e indipendenti di fronte a coloro che pretendono di esserne i guardiani. Può accadere che questi famosi difensori della tradizione, proprio per il fatto che si limitano a forme storiche, ostacolino quella che invece è la vera e necessaria trasmissione, che non può avvenire se non con forme storiche mutevoli. La vera tradizione è una relazione viva con il mistero, nella misura in cui questa relazione è ricevuta e trasmessa, come la parola e la vita, attraverso la parola e la vita, sin dall'origine. La tradizione è dunque più ancora che critica, perché è confronto con ciò che sfugge alla critica, con ciò che ci supera, con ciò che ci pone più interrogativi di quanti non ne poniamo noi, con ciò che ci chiama più di quanto noi non sappiamo rispondere. La tradizione, anche in ciò, è più moderna della modernità. È sempre avanti, nella misura in cui si basa sulla speranza. La tradizione non si regge sul futuro prossimo, ma sull'eterno. E dunque su ciò che risorge persino dopo la fine dei tempi. È
in questo senso la tradizione è più giovane della modernità, perché la tradizione presuppone che i padri siano anche prima di tutto dei figli e quindi dei bambini. Non hanno avuto l'iniziativa della parola, non hanno inventato la vita, l'hanno prima di tutto ricevuta. Noi siamo tutti intanto in primo luogo figli. Capire che siamo figli, e questo è il principio della tradizione, ci dà una maggior giovinezza della modernità. Esiste un complesso di Edipo soltanto al di fuori della tradizione. Esiste la rivolta dei titani soltanto fuori dalla tradizione. Nella tradizione il figlio non deve uccidere il padre, perché scopre che suo padre è anche un figlio e che ogni originalità pura, ogni vero genio, è sempre un genio filiale. Penso soprattutto a Mozart, che non ha inventato alcuna nuova forma musicale, ma che ha trasfigurato tutte le forme musicali della sua epoca. Essere figlio dell'Eterno è infinitamente più grande che essere padre o genio per un periodo di tempo. Come scrive Joseph Pieper a proposito della speranza, la gioventù dell'uomo che aspira all'Eterno è per sua natura indistruttibile. Non è esposta né all'invecchiamento né alla delusione. La tradizione è quindi meno una relazione con il passato di quanto non lo sia con le origini. Non è tanto ciò che ingombra quanto ciò che spoglia, nel senso che ci riporta all'essenziale, all'eterno. E da questo punto di vista ci rivolge al di là del futuro. L'Eterno è più giovane del tempo, è prima dell'inizio ed è dopo la fine, ed è per questo che può garantire una modernità profonda. Apre addirittura un futuro là dove non vi è più avvenire. Come ho già avuto modo di dire a proposito della gioia, crea le sue stesse condizioni di possibilità. E in questa direzione possiamo sentire la parola di Rimbaud: bisogna essere assolutamente moderni. E cosa aggiunge dopo questo comandamento? E cito testualmente: dura notte, il sangue fuma asciugando sul mio viso e dietro di me nient'altro che quell'orrendo arboscello. Un albero senza frutti era. Il combattimento spirituale è rude quanto la battaglia d'uomini, ma la visione della giustizia è piacere di Dio solamente. Tuttavia è la vigilia. Accogliamo ogni influsso di vigore e di reale tenerezza e all'aurora, armati di pazienza ardente, entreremo nelle fulgide città. E mi sarà lecito possedere la verità in un'anima e un corpo. Questo è uno dei testi fondatori della modernità poetica. Tutti i poeti più moderni in Francia si riferiscono a Rimbaud. Eppure Rimbaud afferma l'esigenza del cuore, come direbbe Don Giussani. Questa esigenza che risuona nella vera tradizione. Possedere la verità in un'anima e in un corpo. Non possedere la verità nella testa, ma nella carne e nello spirito, in maniera fisica, integrale, o per dirlo con le parole esatte, attraverso l'incarnazione e l'Eucaristia. Ed è per questo motivo che questo mondo che vuole essere senza Gesù è il mondo in cui Gesù vuole incarnarsi attraverso ciascuno di noi, come in un sovrappiù di umanità. Si è parlato molto di secolarizzazione. In realtà, dal punto di vista cristiano, noi siamo in piena desecolarizzazione. Ieri, infatti, il cristianesimo era secolarizzato. La cristianità tendeva a ridurre il cristianesimo a una istituzione mondana.
si faceva carriera nel sacerdozio, si potevano ottenere dei benefici, si costruivano delle basiliche grazie al mercato delle indulgenze. Il parroco era un notabile e l'eremita poteva essere un dirigente d'azienda. Insomma, si pensava di potersela cavare con qualche buona parola e qualche atto esteriore di pietà. Grazie a Dio, questa epoca ormai è passata. Non era peggio della nostra nel suo insieme, però non era neanche meglio. Il cristiano sa che non vi è stata età dell'oro, sa che il tempo in cui il Verbo si è fatto carne ed è sceso su terra è stato anche il tempo in cui l'abbiamo crocefisso e maledetto. Sa infine che l'epoca in cui vive è per lui la migliore, perché è l'epoca in cui deve rendere testimonianza. Ora, ciò che vi è di più meraviglioso in questo mondo senza Gesù è che ci è vietato accontentarci di qualche buona parola e qualche piccola devozione, come ai tempi della cristianità. Questo mondo richiede da noi una testimonianza completa di santità, una testimonianza di amore a morte, una verità che invade l'anima e il corpo. Questo mondo ci chiede di essere altri Cristi per il nostro prossimo. La modernità è quindi nostra alleata e la postmodernità non è un ostacolo. Più il mondo è senza Gesù e più è il mondo in cui si deve realizzare l'incarnazione. Più il mondo è popolato di peccatori e più ci deve essere il mondo della redenzione. Dovremmo allora non poter uscire da questa sala accontentandoci soltanto di qualche buona parola. Grazie. Per non uscire da questa sala accontentandoci di qualche buona parola, come ha concluso il suo bellissimo e intenso intervento, abbiamo la possibilità di chiedere, di domandare. Molti sono anche lettori di qualche libro, ma credo che abbiamo sentito una grandissima testimonianza, certo precisa e anche complessa da riprendere, di giudizio sul nostro tempo, ma mi ha colpito moltissimo questo parlare dall'esperienza dell'umano vissuta da lui, questo possedere la necessità, bisogno, grido di possedere la verità nella carne e non nella testa, un'esigenza del cuore che risuona nella vera tradizione. Si sente l'esigenza di un canto nuovo, come lui diceva. E come non pensare anche a quei passaggi sulla novità che non è una rottura, come il meccanismo della moda, no? Cioè qualcosa di nuovo che rompa l'usura del già sperimentato, ma invece sia la sorpresa di una corrispondenza. Da dove può venire tutto questo? Ecco, non da oltre i confini strani, ma è già dentro nella storia, è già dentro, potremmo dire con nostre parole, nel cuore dell'esperienza elementare, profonda della persona. Ma proviamo a fare un dialogo in questi quarto d'ora, 20 minuti che abbiamo a disposizione. Qui c'è Francesco con un microfono, mani alzate.
vorrei aggiungere qualcosa per spiegarvi la differenza che c'è tra una volta e oggi, e parlare di questa esigenza di testimoniare integralmente e con la propria carne. Una volta si facevano figli non tanto per amore delle persone, ma per la natalità. Il nazionalismo spingeva le donne a fare molti figli. Oggi il neomalthusianesimo ci dice piuttosto di non far più figli e pretende che vi siano troppe persone già sulla terra. Una volta fare figli era qualcosa di abbastanza comune, ma oggi avere molti figli è qualcosa di più difficile, di molto più raro, perché oggi si parla molto di catastrofi, non c'è più speranza, non si crede più nel progresso. Per cui oggi una delle fortune o delle possibilità è di poter testimoniare la speranza andando a letto con la propria moglie. Andate a letto con vostra moglie e fate dei figli. Dico veramente a fondo, andare a letto proprio in quel senso lì. Non andare a letto con vostra moglie, non con l'industria del latex, del lattice, né con l'industria farmaceutica. E vedete, se andate a fondo nella vita sessuale, oggi diventate testimoni della speranza. Rodolfo Casadei. Ben ritrovato, Monsieur Fabrice. On ne gâche jamais son temps avec vous. Dunque, colpisce molto questa impostazione che dice in sostanza che bello vivere in tempi così difficili, perché questo ci costringe veramente a rendere testimonianza, a dire il nome della nostra speranza. Ecco, allora, in questa ottica ha ancora senso usare il termine difendere? Cioè, lei ha proposto un cristianesimo di attacco, di conquista, fra virgolette, ha criticato la conservazione in nome della tradizione, una cosa che non si sente mai, che non si ascolta mai. Questa è anche una critica al conservatorismo politico, aggiungo questa domanda. E spesso si dibatte su quello che il cristiano è chiamato a fare nella società, proporsi, opporsi, ecco, queste due cose sono incompatibili oppure vanno insieme? Effettivamente la posizione sulle difensive è una cattiva posizione. Tutti gli strateghi diranno che la miglior difesa è l'attacco. Però qui non si tratta di strategie. Infatti, noi non abbiamo nulla da difendere. Noi siamo difesi. Il difensore è il nome dello Spirito Santo. Non dobbiamo essere difensori. Noi siamo difesi. Noi non dobbiamo aver paura. Il reale è con noi. Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo dire.
di ancora una cosa, e cioè effettivamente i cristiani in politica a volte si sono ancora, diciamo, combattuti tra conservatorismo e progressismo. In Francia è così. Ma è talmente vero questo in Francia che nessuno dice di essere cristiano. Non vi è alcun uomo politico, eccetto una persona che prende un 2-3% di voti, che, nessun politico che si presenti veramente come cristiano nell'arena politica francese. Per cui necessariamente tutto ci riporta a questioni che sono di politica di destra o politica di sinistra. Conservatorismo, progressismo o liberalismo e socialismo, eccetera. Ora, oggi, la mia generazione non si ritrova affatto in queste posizioni. Quando la mia generazione è lucida, sa di trovarsi in un tempo estremo. Estremo nel senso in cui noi siamo la prima generazione, come dicevo, ad essere consapevole della possibilità della totale scomparsa della specie umana. Siamo la prima generazione ad avere questa consapevolezza profonda. Ecco perché siamo nell'estremità. Per cui tutte le lotte tra conservatorismo e progressismo, tutti questi contrasti non hanno più senso. Dinanzi a questa estremità vogliamo cose più fondamentali. E se non abbiamo cose fondamentali, non ci interessiamo più di politica e andiamo verso i videogiochi. E abbiamo ragione. Infatti i videogiochi sono molto più interessanti di una politica completamente superata e scaduta. Però se non optiamo per i videogiochi è perché abbiamo sentito una parola molto più fondamentale che dà senso, che apre un'avventura. Come vi dicevo, perché i giovani vanno a giocare a World of Warcraft? Perché hanno bisogno di vivere una vita avventurosa. Però non gliela si propone più questa vita avventurosa. Il cristianesimo è stato ridotto a moralismo, la politica è stata ridotta a problemi di gestione o di concorrenza tra partiti. Questo non interessa più nessuno. Dobbiamo ritrovare questo senso dell'avventura. E non è l'attacco sistematico questo, però si tratta comunque di entrare in una vita, in una vitalità. Se il cristianesimo non è un dispiegamento di vitalità, se il cristianesimo non è un modo di andare incontro agli altri, ma anche di anticipare il futuro, diciamo, ecco, questo consisterebbe nel cantare un nuovo canto, come dicevo prima. Se il cristianesimo non è questo, a questo punto non tocca più nessuno. È vero però che la meraviglia del nostro tempo sta nel fatto che il nostro tempo richiede o esige dal cristiano una pienezza. Non si può più essere un mezzo cristiano. Lei ha detto che la tradizione sta nella trasmissione di un saper vivere e quindi volevo chiederle come e quando, soprattutto come, questa tradizione che è così appunto viva e non è
un conformismo o comunque un mantenimento di qualcosa che ormai è morto, cioè quando e come è entrato nella sua vita? L'ho suggerito nel mio intervento, nelle cose che ho detto. Era un po' autobiografico anche il mio intervento. Da quando ho 5 anni, vi è una cosa di cui sono sempre stato sicuro, cioè che dovevo scrivere. Io avevo una preoccupazione, un'attenzione per la parola, ero molto attento alla lingua poetica. E dunque, quando sono arrivato all'età di 20-23 anni, diciamo, necessariamente quando si parla, quando si scrive, quando si scrive in modo moderno, ci si pone o ci si schiera contro altri scrittori e proprio contro le scritture segnatamente. E una delle mie idee era quella di usare le scritture per ribaltarle, per divertirmi con le scritture. Per cui è la mia attenzione per la scrittura. E avevo detto che la parola è una tradizione fondamentale, che non possiamo perdere. E la mia attenzione alla tradizione della parola, che mi ha fatto incontrare la tradizione ebraico-cristiana, vale a dire le scritture. Perché per poter ben prendermi gioco, diciamo, delle scritture, io ero obbligato a leggerle. E nel momento in cui le ho lette, mi sono reso conto che era molto più forte di quanto non credessi. E che queste scritture erano veramente al cuore della tradizione della parola. Ed è così che personalmente si è creato questo legame. Quando si è scrittore, poeta, attore, uomo di teatro, o quando una volta si era un uomo politico, non è più così oggi, ma si ha il senso della parola, si cerca la parola giusta. E quando improvvisamente vi trovate dinanzi a un testo che vi dice all'inizio vi era il verbo, e la parola si è fatta carne, il verbo si è fatto carne, se lo sentite, lo capite veramente, allora dite, ma è questo che stava dietro al mio desiderio di parlare bene? So che dietro la tradizione della parola vi è questa idea che all'inizio vi era la parola e che, visto che la parola è sempre ricevuta per l'uomo, ha un'origine che non è del tutto umana. Nessun uomo ha creato, ha inventato per primo la parola. Vedete, è attraverso questa tradizione della parola, attraverso questa comprensione della parola, attraverso questa ricerca in ultima analisi poetica, la tradizione giudaico-cristiana è ritornata a me. E quello che è buffo è che, volendo rompere ancor più, ho riannodato, riallacciato con le scritture, perché volendo attaccare più direttamente le scritture, ho dovuto leggerle e sono le scritture che hanno attaccato me. Okay. E molti punti della conferenza sono di un'assoluta, appunto, modernità, di sfida, proprio la questione anche del cristianesimo. Mi interessava riprendere nella parte finale, quando parlava dell'essere figli,
quando parlava del rapporto con la tradizione come l'essere figli. Mi sembrava che in tutta questa lettura sull'esperienza del cristianesimo vivo, su una tradizione che è viva e non è conservatorismo, sul discorso di Guardini anche, che c'è un risvolto assolutamente positivo e presente a livello educativo. Per cui mi interessa capire che cosa vuol dire essere figli, quindi al contrario anche essere padri, nella esperienza educativa, anche perché lei insegnando magari mi può aiutare. Effettivamente l'errore sta nel dire che proprio perché la tradizione è ricevuta da parte dei padri, allora sarebbe una tradizione dei padri. Ma la tradizione è sempre la tradizione dei figli. Essere nella tradizione significa aver ricevuto. Significa riconoscere che non si è l'origine. E quindi significa essere in posizione filiale, di figlio. Ora, nell'atto di trasmettere, è fondamentale ricordare che noi stessi siamo figli e quindi ritrovare questo spirito dell'infanzia. Avrete notato che i migliori professori che abbiamo avuto erano professori che sapevano giocare con noi, professori che sapevano allacciare un rapporto infantile, gioioso, con la materia che ci insegnavano. Ecco perché io dico che effettivamente è fondamentale riprendere il senso della filiazione. Al contrario, chi sarebbe inventore o sarebbe l'autorità assoluta, dopo un po' diviene soffocante, schiacciante, non ci lascia respirare e non abbiamo più voglia di starlo sentire. Vi è una bellissima frase che rinvia proprio a questo, che rimanda al fatto che siamo tutti figli e che il padre è anche un figlio e che entra veramente in relazione col figlio soltanto quando si espone anche lui come figlio di un altro padre e quando si espone anche in questa sua debolezza e in questa gioventù del figlio, giovinezza del figlio. È una frase di Sant'Agostino. Ieri il mio amico Ugo Moschella mi ha portato a vedere la tomba di Sant'Agostino a Pavia e questa frase di Sant'Agostino dice: siamo tutti condiscepoli della verità. Nella trasmissione è ovvio che vi è un maestro e vi è un discepolo, però questa trasmissione si fa in modo vivo e vero soltanto se il maestro riconosce di essere anche lui discepolo della verità, che non ha fabbricato un sistema, ma che lo accoglie. E proprio a questo punto il maestro non sta soffocando l'allievo, è insieme all'allievo. E vedete che in ogni atto di trasmissione bisogna innanzitutto riconoscere questo essere con. È ovvio che quando si deve insegnare ad un adolescente bisogna essere insieme alle domande dell'adolescenza e quindi bisogna ritrovare da noi stessi, dobbiamo ritrovare le nostre risorse di adolescenti, di bambini e queste risorse di figli. E così è in questo modo, a questo punto, che le cose sono capite e colte. Prego. Ma la ringrazio per tutte le cose che ci ha detto questa sera, che rinfrescano la nostra esperienza.
lei ha appena detto che il cristianesimo è stato ridotto a moralismo nella sua precisazione. Credo che sia molto vero. Forse non a caso Benedetto XVI ha intitolato un'enciclica, tanto per non creare equivoci, ha messo insieme le parole carità e verità, e non a caso svolge questa lotta spesso non compresa neanche dai cristiani contro il relativismo, eccetera. Ecco, volevo così farle una domanda, anche perché vedo molti preti che fanno gli assistenti sociali, che fanno i sociologi. Ecco, non c'è un pericolo di una non ben definita però esistente eresia latente dentro la cristianità, cioè un'eresia che mette in seconda fila la verità rispetto la verità di Cristo Salvatore rispetto alla vita quotidiana, rispetto alle esigenze dell'uomo, quindi rispetto al desiderio dell'uomo contemporaneo. Non pensa che sarebbe anche ora di mettere a fuoco questa, se c'è, può darsi che io sia, che sbagli io, ma mettere a fuoco questa eresia che può essere pericolosa per il futuro della nostra cristianità, dato per scontato che le tenebre non prevarranno. Il problema con le eresie è che le eresie non vengono mai da sole, e che spesso si passa da un'eresia all'altra. Lottando contro un'eresia si rischia sempre di cadere nell'altra. Prima, con un giornalista, citavo le tentazioni di Gesù nel deserto, e effettivamente la prima tentazione è proprio forse questa tentazione del cristianesimo sociale: cambiare queste pietre in pane. La questione del pane diventa più importante della questione della parola di Dio. Ma l'uomo non vive soltanto di pane. Effettivamente vi è questa tentazione materialistica di ridurre la Chiesa ad una specie di assistente sociale. Però dopo, attenzione, una volta che Gesù ha risposto, il diavolo viene con un'altra tentazione, che è la tentazione contraria, cioè la tentazione dello spiritualismo. Lo porta sul tetto del Tempio e dice: buttati giù. C'è scritto: gli angeli ti porteranno sulle loro mani. Tentazione dello spiritualismo, basata tra l'altro sulle scritture. Satana cita le scritture. E vedete che Gesù Cristo dice: tu non tenterai il Signore Dio tuo. Cosa significa tentare il Signore Dio tuo? Significa che credere che abbandonarsi alla provvidenza significhi diventare passivi. Credere che rivolgersi verso lo spirito voglia dire disincarnarsi, non essere più carne. Ecco, ora Dio è la fonte della nostra attività, tanto più mi volgo verso il creatore, tanto più divento creatore, creativo, tanto più mi abbandono a Dio, tanto più sono attivo.
Ecco, vedete, qui la tentazione è questa tentazione di uno spiritualismo in cui si afferma l'aldilà, il sovrannaturale, spazzando via però il naturale. Ecco, come vede, c'è sempre una sorta di pendolo, diciamo. È ovvio che la riduzione del cristianesimo al socialismo è un'eresia terribile. Però la riduzione del cristianesimo allo spiritualismo è anche terribile. E quindi si tratta sempre di trovare un giusto equilibrio. E soprattutto si tratta di capire questo, che effettivamente noi siamo qui per fare un'opera sociale, però l'opera sociale, la prima opera sociale nei confronti di un individuo, è di dirgli, ecco, tu non morirai, tu credo che vivrai in eterno. Ed è per questo motivo che gli daremo da mangiare. Si dà anche da mangiare degli animali perché non muoiano. Se si fa se si dà solo da mangiare la gente, se ci si occupa solo della loro salute, le persone non sono più che bestie. Il socialismo dopo un po' produce una sorta di stalla, così dire. Quindi la prima opera sociale è quella che consiste nel porre uno sguardo soprannaturale sull'altro, nel posare uno sguardo che dice, ecco, il tuo volto è fatto per essere contemplato in eterno. Ed è per questo che ovviamente io ti soccorrerò se sei povero, ti darò da mangiare, se sei nudo ti vestirò. Ma il fondamento è guardare l'altro dall'alto di questo sguardo eterno. È quello che ha fatto Madre Teresa. E certo, è naturale che aiutasse i poveri e le persone vogliono soltanto ricordare di lei un'opera umanitaria. Ma se andate a vedere bene le cose, Madre Teresa aiutava a morire. Era un'opera che da un punto di vista umano poteva sembrare un'opera vana. Si sarebbe potuto dire, ma comunque moriranno queste persone, stanno per morire, lasciamoli per la strada, non cambierà nulla. Ma prima di morire, Madre Teresa lavava questi poveri e li guardava come Cristo. Ed è questa la prima carità. Ecco, vedete, qui si fonda il naturale sul sovrannaturale. E il sovrannaturale non è una cosa vaga, non è magia. È veramente questo sguardo caritatevole che dice all'altro, ecco, il tuo volto è qui per l'eternità. Volevo concludere questa serata lasciando a lui le parole per un ultimo accenno, una domanda che volevo farti. Mi ha molto colpito il tema dell'unità dell'esperienza che tu hai detto nelle parti conclusive parlando della tradizione e della novità per la persona, ma insieme a questo mi ha colpito quell'invito a vivere una comunione col prigioniero, se ricordo bene, una comunione imperfetta. Mi veniva in mente che uno del leitmotiv della tua riflessione è quello che non si può dire a un altro, non ci può essere un vero che non sia qualcosa che ho già verificato come vero nella mia esperienza. E quindi questa necessità di possibilità di legame con l'altro fondata su una scoperta di una umanità comune, ma anche su qualcosa che ce l'ha resa evidente. Nella mia esperienza la mia umanità non mi è stata mai chiara, non mi è stata mai evidente fino al momento in cui qualcuno delle persone
tra l'altro proprio in questa università, l'hanno resa evidente, l'hanno resa una cosa nuova e che corrispondeva totalmente a me stesso. Vorrei che potessi dire, come già una domanda ti ha provocato, qualcosa della tua esperienza personale. Tu hai girato la testa da un'altra parte a un certo punto della tua vita, ma mi pare che l'abbiamo girata verso la nostra umanità, che l'abbiamo vista nella faccia di qualcuno, in una alterità. Ecco, volevo che unissi questi fatti personali a questo invito oggi che abbiamo sentito a vivere una comunione così imperfetta, cioè in cammino con chiunque è lontano, cioè è lontanissimo da se stesso, dalla sua umanità, perché Gesù entra in un mondo senza questa consapevolezza di umanità. Ci siete sempre? Spero che non sia soltanto un incontro passato che mi ha fatto cambiare completamente rotta. Spero che ogni incontro ancora possa offrirmi un qualche cosa che io non mi aspettavo. Che ogni volta possa apparirmi come un poema più bello di tutto quanto potevano scrivere i poeti. Per concludere, io vorrei dire questo. Forse non parlerò della mia vita personale, ma forse vi racconterò un aneddoto dopo. Comunque, che cos'è la verità per un cristiano? Ma in ultima analisi la verità per un cristiano non è una dottrina, è una persona. Cristo dice: io sono la verità. Questo significa che quando si pretende di imporre una dottrina a tal punto da non vedere più le persone, anche se la dottrina sembra vera, si esce dalla verità. Che cos'è, in ultima analisi, la verità per un cristiano? È il Dio Trinità, è una comunione di persone. Quindi la verità sta innanzitutto nella comunione. Devo intanto entrare in comunione con l'altro, accettare questa comunione con l'altro, prima di cercare di imporgli una dottrina. Questo è veramente fondamentale. Prima con Flora parlavamo con un giornalista e io dicevo, ecco, i cristiani, anzi, ve lo dico, la domanda della giornalista era cosa bisogna dire a un ateo, quali argomenti usare con un ateo? Allora, ho detto alla giornalista, ma i cristiani dicono che prima di andare a letto con una donna bisogna avere un lungo periodo di fidanzamento. E mentre voi volete subito argomentare con l'ateo senza prendervi nessun periodo di fidanzamento. E questa è una bestialità. È una violenza, uno stupro. Ecco, bisogna intanto entrare in questa comunione
in questa amicizia, questa capacità di vivere cose insieme, questa capacità di cantare delle cose insieme, prima di poter argomentare con un ateo, di poterlo illuminare. Ecco, io sono stato intanto, in primo luogo, colpito da persone, ma non dai loro discorsi, bensì dalla loro amicizia. E anche sono stato colpito da oggetti. Mentre io ero molto razionalista e molto anticristiano, mi è stato regalato un rosario e quando le cose andavano male, perché sapete benissimo che tutti i razionalisti sono superstiziosi, allora mi appendevo questo rosario. Ecco, un aneddoto che riguarda il mio passato, adesso vi racconterò un aneddoto per il presente. Su di una comunione che potremmo chiamare imperfetta, ma che in realtà è una vera comunione. Qualche anno fa c'era un libro intitolato La vita sessuale di Catherine M. Si tratta di un libro piuttosto pornografico. E naturalmente io non l'ho comprato, ma avevo letto qualche pagina al supermercato, per non essere proprio del tutto scemo. Sapete che questo libro ha avuto un successo mondiale pazzesco, è stato tradotto in decine di lingue. Io mi dicevo, ma come dire, è proprio, com'è possibile scrivere questo? È talmente banale anche, no? E oggi Catherine M è una mia ottima amica. Cosa è accaduto? Io ho superato questa lettura superficiale, questa lettura moralizzatrice, e sono diventata amica sua e di suo marito. Sono riuscito a farli invitare quando Benedetto XVI è venuto in Francia, a Parigi, a parlare al Collegio dei Bernardini. E so che questo ha rafforzato qualcosa che sapevano già, non ero io che volessi dar loro qualcosa, non volevo dire questo, però questo amore perlomeno culturale del cattolicesimo. E ho sentito Catherine Mier che mi ha detto di, dopo questo incontro, di aver fatto un testo su Benedetto XVI. In Francia c'è un giornale che si chiama Les Inrecuptibles, che è un giornale, diciamo, per i giovani scrittori, di moda, ecco. E è stato chiesto a Catherine Mier di scrivere un testo su di una personalità che lei ammirava. E si aspettavano un artista contemporaneo, non so, qualcuno che avesse fatto un'opera col suo sangue, per esempio, oppure con la sua merda, ecco. Come Manzoni. E Catherine Mier ha scritto un testo, ha detto, ecco una persona che ammiro, che è celebre, è Benedetto XVI. E ha scritto in questa rivista un articolo su Benedetto XVI. Ecco, se io mi fossi fermato all'idea che era semplicemente una pornografa, questa scrittrice, una donna che elogia le orge, in effetti non fa l'elogio, dice che ha fatto delle orge, ha partecipato delle orge, tutto qui, ecco. Io non l'avrei condannata, non sarei mai stato attirato a fare amicizia con lei e avrei disconosciuto invece quest'altro aspetto di questa persona e forse non ci sarebbe nemmeno
nessuno intorno a lei per amare quest'altro suo aspetto e per permettere a quest'altro aspetto di questa persona di potersi esprimere. Quindi, ecco, e poi oltretutto ho anche ricevuto molto da lei, perché è una grande specialista in arte contemporanea, quindi io sono entrata in questo ambiente e ho imparato delle cose. E quindi ho collegato la tradizione cristiana con la modernità. È fondamentale quindi iniziare a vivere una comunione. E la posta in gioco di questa comunione è comunque quella di rimanere se stessi, di rimanere cristiani. La comunione non è la confusione. Comunione non è compiacenza o compiacimento. La comunione è affermare radicalmente tutta la verità del cristianesimo. Però farlo soltanto all'interno di un'amicizia, di una prossimità, di una vicinanza, di una capacità anche di essere insieme per cose piccolissime, per esempio andare a bere un caffè, essere lì quando c'è qualcosa che non va, per esempio. Ecco, questi sono i segni veri della carità. E proprio partendo da questo punto si può iniziare a discutere. Grazie a Fabrice Ajaj. Per fare un'ulteriore confidenza, prima cena ci diceva che questo cognome, che è arabo, ha origini in Tunisia, significa pellegrino. Ecco, questa immagine di testimone che abbiamo ricevuto, così consapevole, così autenticamente vissuta, è quella che tratteniamo. Alla slealtà moderna, che è staccare le radici dal fiore anche visto e rinchiudersi nell'autosufficienza e dunque ridurre il desiderio a questo autoriprodursi senza speranza di un'aria nuova, di una vita nuova, ha contrapposto un giudizio nuovo. Diceva anche la parola, un canto nuovo, che è legare di nuovo l'uomo a se stesso, alla sua esperienza. E questo, se è il cristianesimo, è la cosa più grande, è la verità. E dunque l'immagine di un'amicizia, cioè un'amicizia che parte senza condizioni, abbracciando qualsiasi cosa prima che sia cambiata, perché il primo cambiamento è che c'è. E che è già legata a qualcosa. Io credo che siano tre aspetti dei moltissimi emersi che dobbiamo trattenere come un invito esistenziale. Mi pare che abbiamo sentito come una posizione culturale coincida con una posizione della vita, o meglio, la cultura non può essere più quello che ci separa dalla vita e dalla verità, non può essere più un discorso, come invece è di fatto ridotta attorno a noi, cioè è ridotto, cultura vuol dire quel tentativo di cammino umano teso per cambiare il mondo, per cambiare sé, e invece diventa il meccanismo per separarsi da se stessi, che è appunto la grande utopia della modernità. Grazie ad Ajaj, grazie a tutti voi. Solo un invito. Il 15 marzo il Centro Culturale di Milano ha l'occasione di svolgere in anteprima la presenza del libro del Santo Padre, il secondo volume su Gesù di Nazaret, sui punti centrali della vita di Cristo, l'entrata a Gerusalemme, la passione, la morte e la resurrezione. È importante perché verrà un esegeta protestante, Riesner, della scuola di Tubinga, che conferma e con grande passione ha seguito il lavoro del Santo Padre, che è il tentativo di farci capire che il Gesù storico è lo stesso Gesù nel quale crediamo. È il 15 marzo alle ore 21 all'Auditorium di Milano di Largo Mahler. Quindi arrivederci.